E niente, purtroppo Muli, volevamo bere un caffè al San Marco, come vedete 1914, è chiuso per ristrutturazione. Porca peccato mia. Perché oltre ad essere un caffè storico è anche una biblioteca, sì. Una libreria. Che bella. Vabbè, andiamo in Viale 20 Settembre, dai. Allora, Muleria, sta venendo brutto tempo. Siamo alla risiera di San Saba, monumento storico che porta, ricorda purtroppo gli anni del nazismo. E siamo parcheggiati con Junior proprio al di fuori delle mura. Junior si intravede là, dietro. E niente, adesso lasciamo la brava Lucy con la sua bellissima voce che ci racconta un po' della risiera di San Saba. Io vado a riprendere. La risiera di San Saba si trova in via Giovanni Palatucci numero 5 ed è un monumento nazionale. Era costituito da un complesso di edifici per la pilatura del riso e fu costruito nel 1898 nel rione di San Saba. Dapprima fu trasformato in un campo di prigionia provvisorio per i militari italiani catturati dopo l'8 settembre. Dall'ottobre del 43 poi venne utilizzato come centro di raccolta di detenuti in attesa di deportazione e condannati a morte. Venivano eliminati anche sloveni, croati e partigiani. Si stima che fino alla data di liberazione il forno crematorio abbia bruciato più di 3.500 prigionieri e fu distrutto dai nazisti in fuga per eliminare le prove dei loro crimini. Oggi sono visibili la cella della morte dove erano rinchiusi i prigionieri, le 17 celle che ospitavano fino a 6 prigionieri ciascuna e l'unico edificio rimasto di 4 piani dove erano rinchiusi prigionieri ebrei, civili e militari e il forno crematorio con a fianco il museo. Il museo in questo momento è ancora chiuso causa Covid, ma normalmente è aperto dalle 9 alle 17 e l'ingresso è gratuito. Un monumento che rattrista nell'essere ricordato, ma che vale la pena conoscere proprio per la sua storia. Siamo davanti all'ingresso del museo della risiera di San Saba. Purtroppo causa Covid è ancora chiusa e non si sa quando verrà aperta. Peccato perché si può capire tante cose vedendo qua dentro. Io ho già un'idea di cosa ci potrebbe essere perché ero stato ad Auschwitz. Non avevo visto tutto, ma qualcosa mi ero fatto un'idea. In più è anche gratuito e quindi speriamo che aprano presto, così si può andare a scoprire la storia. Eccoci da Junior. E continuiamo col nostro giro di Trieste. A dopo! È una delle piazze principali di Trieste ed è stata il centro economico della città per tutto il XIX secolo. È adiacente a Piazza Unità d'Italia e qui si affacciano numerosi altri palazzi, oggi adibiti per lo più a sedi bancarie o negozi. Vai amore, vai! Scale, scale, su! Oh, ce l'ha fatta la nonnina, cioè io ho fatto tutte queste scale.
appunto. Però il panorama che vedrei da qua su, mamma mia, da questa chiesa. Sta chiesa mastodontica. Vediamo che chiesa è. E adesso andiamo via. Chiesa con la chiesetta a fianco. Esatto. Ancora ce n'è. La galfiato, la mula. Oh amore, siamo a 12.008 e ancora non è finita. Già, è grande Trieste. Ma saranno più di 20.000 oggi. Però torniamo col bus, quindi. Ecco, questo è positivo. Pochi passi dalla piazza sorge il bellissimo santuario di Santa Maria Maggiore, che si trova in via del Collegio, ai piedi del Colle San Giusto, una chiesa costruita dai gesuiti tra il 1627 e il 1682. Sì, dove sono? Tutto a posto? Sì, sì, sì. Quattro scalini è fatto. Adesso andiamo a vedere il passaggio dell'impero romano. Passaggio? Sì, perché dove sono passati i romani hanno lasciato sempre qualcosa. E adesso ti faccio vedere. Il Teatro Romano di Trieste si trova ai piedi del Colle San Giusto, in pieno centro città. La costruzione del teatro viene datata alla fine del primo secolo avanti Cristo. Può contenere da 3.500 a 6.000 spettatori e oggi viene usato per alcuni spettacoli estivi all'aperto. Ti faccio vedere un bel panorama. Ci sono un po' di scale. Però dopo merita il panorama. Andiamo a San Giusto. Ce la faccio. Dio santo, mi fa morire. Fa caldo. Costa vuoi che sia. Ci abbronzeremo. Hola. Allora, cos'è? Bello, e la lingua? C'è un po' tachicardia proprio. Ah, bello.
bello. Sì, il panorama è veramente... Si vede. Si vede, lì dietro. Spettacolare. Lì. Bene, adesso andiamo su a San Giusto. Su. Scalini ancora. Ma sì, fa niente. Trieste ti ne sarà grata per Trieste le immagini. Trieste tutta in su. Trieste sali, scendi, sì. Allora, ci troviamo nel Parco della Rimembranza. Stiamo salendo, siamo sulle parti alte di Trieste e come potete vedere tutte queste pietre non sono pietre messe così a caso. Ci sono i nomi dei vari soldati, ufficiali, sottufficiali della Prima Guerra Mondiale, anche Seconda. Perché ho visto qua i martiri delle foibe. E poi ci sono, c'è un monumento che ricorda i martiri delle foibe. Questo qua dietro. È la prima volta che mi capita di vedere in giro per l'Italia un parco con le pietre con i nomi dei singoli, e ce ne sono tantissime, sì. Guardate, ce ne sono veramente parecchie. È così. Te sono stanca, mula. Dai, che dopo dicono che sono sempre stanca, che sono pigra. Oh, io ho due ernie al disco, loro non lo sanno, Ernie al disco. Che battuta. Che simpaticona. Cosa hai detto due secondi fa prima di andare in onda? Oh, io. Mi tira la schiena. Due passi l'ha fatto, due. Che bugiardo falso che non sei altro. È un falso. Mi sono tranquillo, non sono stanco. Carta canta. Sei 17.000 passi e ancora manca tutto il ritorno. E senza autobus. No, con l'autobus. San Giusto è dominato dal castello di San Giusto, la cui costruzione fu voluta nel 1468 dall'imperatore Federico III per controllare la città. Questo castello non fu mai al centro di fatti militari importanti e per questo motivo si è conservato bene in tutti questi anni ed oggi è un museo. Dalla terrazza del castello si può ammirare il panorama della città e del golfo. Colle, a due passi dal castello, troviamo anche il principale edificio religioso cattolico della città, la Cattedrale di San Giusto. Pare che questa basilica sia l'unione di due chiese preesistenti e le prime notizie su di essa risalgono al 1337. La facciata è semplice e su di essa spicca un enorme rosone di pietra carsica, mentre il campanile ospita cinque grosse campane. Thank you.
amore, cosa c'è? C'è Gesù. Cosa? Gesù. C'è quattro passi l'ha fatto. E là dovessi essere il mio bastone della vecchiaia, non miati. Su straca. La fa più. Oddio, oddio, oddio. Pale e picco te fa soffrire, vedi dopo se ti si stracca. Andiamo a berci il caffè. Allora muleria, dicevo, ci troviamo in via Rossetti e per più di qualcuno che mi seguirà questa via è famosa. Dovete ringraziare la Lussi. Aspettiamo. Si può parlare. Dovete ringraziare la Lussi perché le strade sono tutte in salita. Quindi vi sto portando a vedere per chi ha fatto il militare qua a Trieste in via Rossetti. Ovviamente la caserma non esiste più, è stata chiusa nel 2008 se non ricordo male e dovrebbe essere diventato un campus studentesco. Perfetto, quindi cosa andiamo a vederla a fare se non c'è più? Non c'è più. Mi devo farmi tutta sta salita per andare a vedere un'ex caserma che non c'è. Ma li facciamo vedere la muleria che ha fatto il militare come al giorno d'oggi, magari loro se la ricordano in una maniera, adesso in un'altra. Però anche loro, insomma. Quindi ringraziate la Lussi perché ecco, sera per me ero già là, andato e tornato. Sì. Ma se vuoi ti aspettavo giù, sai. Dai amore, cos'è? Senti, ma vedo delle mattonelle, ma digli che è questa qua, tanto loro non lo sanno. Non prendiamo in giro i nostri muloni, eh? Ma ha detto 600 metri, ma abbiamo fatto un chilometro. Oh, oh, oh. Mamma mia, oh. Tutto in salita, tutto in salita. Che figo. Troppo figo. Chiediamo ai vigili. Loro lo sanno dov'è. No, è introvabile. È laggiù, è lì, la vedo. La vedo. Sì, la vedi, certo. Tu li pigli per il. Bip. Eccoci davanti, come potete vedere è tutto abbandonato, ancora non è iniziato il progetto del campus. Chissà quanti sono passati di qua e magari voi che mi seguite. È un peccato vedere le cose tutte così abbandonate. Vabbè, andiamo avanti col giro. Trieste, città de mar, e gran parte dei triestini IGA hanno la loro barca. Barca a vela, motoscafi, barchette piccole, qua ne avete un esempio. E da questa passione per il mare dei triestini esiste un grandissimo evento annuale che viene fatto la seconda domenica, la prima domenica di ottobre, viene anche trasmessa dalla RAI, si chiama la Barcolana. La Barcolana è una manifestazione dove partecipano più di 2500 barche a vela sul Golfo di Trieste ed è spettacolare. Io ancora non l'ho vista mai dal vivo perché c'è sempre casino qua. E ci sono venuto per lavoro due volte, però è veramente una figata.
vedere tutte queste barche sul Golfo di Trieste ed è top. Guardate voi quante barche. Migliaia, centinaia. Ce ne sono, Amore, fatti vedere perché sono qua. Stavo facendo la foto. Vendiamo Junior, andiamo a vivere in barca. No, il mio progetto iniziale era proprio quello di prendermi una barca. Vivere in barca. Sì, devi avere il posto barca, è molto più dispendioso che vivere in furgone. Però ci sono dei full timer come noi che vivono in barca. Esatto. Eise, figoni. Vivi con niente, pesce tutto il giorno. Pesce, io faccio il digiuno quindi. Sì, cioè, è vero. Non la nome magna pesce. Io scendo al supermercato a prendere la carne o la verdura. E mi butto la tonia tu e tiro su il guattin, il pescetto e via, e mi faccio la pasta. E magno pesce. Qua cosa dice? Abbiamo finito il giro. Allora, ci sarebbe ancora qualcos'altro da vedere di Trieste, l'università, sì, il faro, il faro della Vittoria, solo che oggi abbiamo fatto quanto? Più di 30.000 passi, 21 chilometri. 21 chilometri, virgola. Quindi credo che potremmo chiudere il video qua. Trieste è una città grandissima, vi abbiamo fatto vedere un po' le cose principali, il corso, i viali, la piazza, abbiamo assistito anche alla alzabandiera e quindi direi che va bene così. Sì, così il Muli potrà venire a Trieste e vedere quello che noi gli abbiamo fatto vedere. Anche tanto comunque... voglio dire, l'università si vede nel panorama, quindi esatto. Non vanno a visitare l'università per no, dire. Beh. Forse il faro, forse. Il faro, sì. Vabbè, Muli, noi se vedemo. Quando? Al prossimo video. Alla prossima tappa. La nostra prossima tappa sarà Gradisca di Sonzo. Yes. Che ci fermeremo lì due giorni, che è un piccolo borgo, uno dei borghi belli d'Italia, Gradisca, e noi, lei distrutta, io bello carico, figo, ma sotto no, sono stai tranquillo. Morendo dalla stanza. No, sono tranquillo, noi vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo video, alla prossima tappa. Facciamo la live, hai detto domenica, ma noi non so quando uscirà questo video, facciamo la live. Dopo Trieste, sì. Allora, dopo questo video, domani facciamo la live. Sì. Non è dopo questo, è ancora deve uscire... Ciccia, quando uscirà questo, il giorno sì. Dopo ci sarà la live. Lei pensava domani che esce quello di Re di Puglia, non c'entra niente, siamo un po' indietro col programma. Hola. Quindi, domani sera alle 21... Se avete finito di vedere questo video così lei capisce, ci vediamo nella live.